Ma che senso ha per me il Natale? Intanto io devo dirvi che i miei primi anni il Natale non esisteva, cominciamo a dire. Io i miei primi anni di fanciullo, di ragazzino, anni 20, anni 30, eccetera, a casa mia, ma a casa mia poi eravamo poi, dico, io ero figlio di un giornalista. Stavamo in parte a Roma, in parte a Milano, in parte a Viareggio, eccetera. Insomma, eravamo dei medio borghesi. Non c'era Natale, c'era la Befana, tanto per cominciare. Il che era molto meglio, perché era più fantasioso, era più libera, era più, meno legata a dei rituali, per cui poi si aggiungono altri timori, cioè poi diventa una cosa timorosa, eccetera. C'era la Befana, Natale era un giorno in cui si scambiavano dei regali, ma di secondo ordine, dei pasticcini. C'era la Befana, era quella che dava la festa ai bambini, ai ragazzini, per cui la sera si andava a letto. E la mattina dopo si sapeva che vicino al cammino, perché la Befana su una scopa vecchia, questa vecchia su una scopa, eccetera, arrivava attraverso il camino e lasciava i doni all'intorno. E la cosa era molto fantasiosa, era molto libera, era molto fresca, era molto, come dire, anche allegra, anche divertente, questa vecchia al cavallo della scopa, eccetera. Che poi fra l'altro aveva anche delle sue idee, perché a chi dava il carbone, a chi, cioè, insomma, tutto questo poi cosa consisteva? In questa grande attesa, e la mattina dopo a scartare questi doni, e quindi a vedere chi era stato punito, chi no, lì per lì, intendiamoci, erano sempre scherzi, che poi, eccetera. Quindi non aveva nessun. Era una cosa molto fanciullesca, molto allegra, e molto priva di significati pesanti. Poi il Natale, poi a un certo momento è diventato che il Natale bisognava festeggiare addirittura il Natale del figlio di Dio, che la cosa cominciava a diventare complicata, perché la Befana era molto una persona molto più semplice da accettare, da vedere, da amare, con la quale divertirsi. Ma col figlio di Dio non ci si divertiva più, ci si divertiva perché dava i regali, e nei regali quelli sempre erano oggetto di gioia, di divertimento, di sfottò, tu hai preso questo, non dammi quello, eccetera. Però l'essere che ti portava, che era questo Babbo Natale, era però, alla fine poi c'erano le cerimonie in chiesa, poi c'era la messa di Natale, e poi c'era tutto un armamentario gigantesco dietro, che era la Chiesa Cattolica addirittura, che appesantiva molto. E quindi io, devo dire la verità, Natale a me mi divertiva, perché era un momento tanto di vacanza. Poi c'erano questa divisione dei doni, poi di allegria, poi di muoversi, di viaggiare, di andare con gli altri, eccetera. Però era. Quando c'era la Befana, anche lì si cercava di far dire, ma quelli sono i re magi che portano i doni al bambino Gesù. Ma tutto questo va bene, non vedete che questo ha un'aria più fanciullesca, più autentica, più favolistica e meno necessaria da credere. Per cui se uno diceva, ma perché bisogna festeggiare quando è nato Gesù bambino? Non so. Bisogna fare tutte queste cose. Quindi interveniva quando uno diventava più grande, io almeno. Quando sono diventato più grande, ho cominciato a pensare quindi a Dio, alla vita, all'eternità, alla morte, e si fa abbastanza presto. I bambini questa cosa cominciano a rimuginarla abbastanza presto. Io ho capito abbastanza presto, molto presto, che se mi mettevo a sondare, che
che cos'è l'eternità, perché si nasce, perché si muore, chi ci ha fatto nascere, per quale ragione, e perché si deve morire, dove si andrà. La cosa non ha fondo. E allora ho pensato che l'unica cosa da fare era di cancellarla. E io questa cosa l'ho cancellata e continuo a cancellarla sempre, da sempre. A me, dell'aldilà, non me ne importa niente. Io sono contento di andare all'aldilà, andare a vedere cosa succede, è una novità, perché adesso in Italia ci sono stato, in questo mondo ci sono stato 87 anni, ce ne saranno altri uno, mezzo, due, tre, eccetera. Poi andrò a vedere quello che c'è dell'aldilà e quello che sarà, sarà. Però andare a sondare, a crearmi delle cose, ho capito subito che era una cosa da cui non mi sarei più districato. Come non mi districate voi, a quanto ho capito. Per cui lì succedono le cose, per cui uno va, deve capire, poi deve andare, poi deve pregare, poi deve pentirsi, e poi c'è la confessione, e poi c'è così, ma come l'ho fatto bene, ma perché così, ma e poi perché nascono tanti e tali problemi con Natale, se uno crede a Natale, nel senso con cui vogliono farci credere la Chiesa Cattolica, perché, ma perché io devo star male e quello deve star bene? Chi distribuisce le cose? E perché? E se Dio, tutto dipende da Lui, non muove foglie che Dio non voglia, perché non vuole? Comincia a volere per me delle cose piacevoli. Per me le ha avute, io sono avuto le cose piacevoli, e quindi va bene così. Che mi importa? Voglio dire, è un sentimento che non provo. Mi diverte il Natale perché è un momento divertente, come è divertente il Carnevale, voglio dire. Lì anche mi divertivo, mi sono divertito, adesso un po' meno, naturalmente, le cose cambiano. Ma insomma, era per quella ragione che mi piaceva Natale, perché era divertente, ma non perché mi facesse pensare che era nato il figlio di Dio. Io quello lì è una cosa che non la scartavo immediatamente, perché non sapevo bene cos'era questo figlio di Dio. Che vuol dire figlio di Dio? Il figlio di Dio, se c'è Dio, so. Allora è inutile che poi vi cercavo di spiegarvi queste cose. Non ho voluto andare a fondo mai a nulla di tutto questo. Sono quindi un essere superficiale io, molto superficiale. E mi piace esserlo.